Cycling Party al Play di Modena 2011, grazie alla community di Halo Italia siamo riusciti a organizzare anche un torneo di Halo qui al Modena Play e andiamo immediatamente a scoprire i finalisti partendo come al solito dalla terza posizione. Arianna, andate a prenderli, eccoli qua, stanno sfilando i player terzi classificati. Ragazzi, ciao, vedo facce conosciute, allora nomi, tag per chi vuole contattarvi poi sull'Xbox Live e il nome del team se l'avete scelto. Vabbè, innanzitutto il nome del team è Burger Town Team, siamo una specie di clan che si occupa di tutti i giochi praticamente, da Halo Reach a Modern Warfare 2 a Black Ops, anche Halo Wars volendo. Mazza, avete un sacco di sezioni, deve essere facile mettervi d'accordo tra di voi, fate tutto tramite il live? Direi di sì, insomma non usiamo poco. Tu è il leader? Grande! Allora, dici se avete anche un sito. In teoria ci sarebbe ma non l'abbiamo mai usato. Ah, vabbè, io volevo fare un po' di recruitment. Fa niente, dai, passiamo al secondo play. Gianluca e la tag è Black Giallo. Mi chiamo Domenico e la tag è Dom23. Raffaele, la tag è Maurizio Best 8. Scusa, ti ho tirato il microfono sui denti. Allora, com'è andato il torneo? Ah, direi parecchio bene, siete fortunati all'inizio a non trovare subito le squadre, quelle più forti, perché direi che non avevamo tante possibilità. Però tutto sommato è andato molto bene perché insomma abbiamo fatto qualche buona partita, delle uccisioni sul livello della decenza. Da quanto tempo siete insieme? Quanto tempo è che giocate insieme? Ah, mi sa da parecchio tempo, io e Lello già da 2-3 anni diciamo, anche Dom è già da tanto tempo, Gianni invece si è aggiunto abbastanza recentemente. Un applauso a questo team, si sono battuti, sono arrivati terzi e guardate da chi vi faccio incoronare. Arianna vi cinge con la medaglia di bronzo per essere arrivati al torneo di Halo al Video Games Party del Modena Play. E poi abbiamo un bel po' di gadget per voi, dai. Va sempre bene non tornare a casa a mani vuote, visto che i nostri tornei sono tutti completamente gratuiti, vi regaliamo 4 chiavi USB multistandard offerte da Cooler Master e dei porta badge offerti da Sony Ericsson. In più 4 mousepad offerti da Verbatim. Ragazzi, che dire, io vi stringo la mano perché comunque la terza posizione è un ottimo piazzamento, chissà che ai prossimi Video Games Party voi non possiate arrivare più in alto. I terzi arrivati al torneo di Halo, qui al Modena Play. Arriviamo alla seconda posizione, facciamo sfilare i secondi arrivati, eccoli qua che arrivano, anche qui ci sono dei volti molto conosciuti e tra l'altro abbiamo una bellissima di Halo, lei è una leggenda che cammina. Jessica, come va? Bene, bene. Tra l'altro stai sfoggiando tutti i tuoi numerosissimi tatuaggi e non avevo visto questo, il tatuaggio di Gears of Wars. Tra l'altro saluta Andrea che invece si è appena fatto il tatuaggio di Quake 3, lui è old schooler. Allora ragazzi, nome del team, vostri nomi e tag per la gente che magari vuole trovarvi sul live. Team Phoenix, io sono Miss Hatred, nome vero Jessica. Io Yakuza Nvidia, chinellato Giona. Fabio Decadence. Giulio Augusto. Allora, com'è andato il torneo? Facciamo parlare la femminuccia, altro che femminuccia, questa fa... No, è andato tutto bene, ma perché gli avversari erano comunque abbastanza scarsi, diciamola tutta. Oltretutto avevamo un neofita in squadra, che è lui, che è un pro gamer, diciamo, di Call of Duty. Quindi è andata, diciamo, come ci aspettavamo, perché sapevamo che non c'era della gente molto forte. Siamo contenti, insomma. E ringraziamo anche lui che si è barcamenato tra la CPC e il torneo di Halo con poche difficoltà e ha vinto anche ieri il nostro di Call of Duty. Sei un grande, sei. Allora ragazzi, per voi che siete arrivati secondi c'è la medaglia d'argento, un'altra medaglia d'argento e vai! Guarda che torna a casa con un palmares praticamente. Ecco qui. E poi anche per voi ci sono dei gadget assortiti e magliette. Guarda, c'è Arianna che fa la giocoliera con i lettori multistandard offerti da Cooler Master, porta badge offerti da Sony Ericsson, che tra l'altro qui al Modena Play ci ha presentato in anteprima assoluta anche l'Xperia Play, e 4 magliette. E niente, cosa devo dire? Faccio un saluto al mio ragazzo e a mia sorella. Ciao ragazzo, voi volete salutare qualcuno?
Saluto anche le mie compagne di team che non sono potute venire perché il nostro capo dell'inferno Paolo era impegnato con l'UGC e lo saluto tantissimo. E tanti in bocca al lupo anche a questo meraviglioso evento che ci sarà a fine marzo, che è l'Ultimate Gaming Championship, giusto? Ho detto bene? Allora, tu vuoi salutare qualcuno? Sì, io voglio salutare l'altra nostra squadra di Yakuza, sta giocando per il primo posto alle nazionali nell'altro paese. Quindi le urla che sentiamo sono i tuoi compagni che si stanno scannando. Tu? Nessuno. Nessuno? Io saluto i miei amici, chi vedrà questo video. Ecco, lo potete vedere sul nostro canale YouTube, youtube.com/videogamesparty. Ragazzi, che dire, è sempre un piacere premiarvi, è sempre un piacere avervi ai nostri eventi. Grazie ancora. Allora, arriviamo con i primi arrivati al torneo di Halo, stanno sfilando, eccoli qua, dei grandi player che si stanno dimenando tra il pubblico del Modena Play. Eccoli! Ragazzi, ciao! Uè, grandi! Oh, qua si vede che ci sono dei player molto molto forti e adesso andiamo ad intervistarli. Nome del team, nome vero e la vostra tag. Halo Italia, mi chiamo Daniele e il nick è Carisma. Mario, il nick è Pisces. Giovanni, il nick è Yay. Giuseppe, il nick è Moana. Allora, il livello delle prime partite è sicuramente molto basso, poi mano a mano è migliorato. Semifinale e finale ce la siamo giocata già un po' di più, ecco. All'inizio, come al solito, tutto molto tranquillo, però con l'andare avanti delle partite si è fatto leggermente più interessante il discorso. Bene, noi salutiamo e ringraziamo, non smetteremo mai di farlo, sempre tutto il team di Halo Italia, immagino che anche voi vogliate salutarlo. A proposito di questo, volevamo precisare proprio che in questo periodo Halo in Italia sta subendo un periodo un pochino di crisi, in quanto parte degli utenti di Halo Italia si sta smembrando per formare un'altra community. Ribadiamo che l'unica vera community per ora, l'unica vera community sulla quale i nuovi player e i player che giocheranno in futuro possono contare è Halo Italia, punto, finito. E noi speriamo di essere un buon megafono per questo messaggio. Ragazzi, passiamo alle premiazioni. Abbiamo le coppe che vi porge la nostra splendida Ari Fashion e poi abbiamo dei giochi e dei gadget. Vediamo cosa arriva prima. Ari prende i gadget e anche i giochi. Eccoli qua, a favore di Camera di Enrico. Vi vengono distribuiti insieme al porta badge offerto da Sony Ericsson, che con Gameloft ci ha portato all'Xperia Play qui a Modena. Ragazzi, complimentissimi, bravi come sempre, in gamba, ci vediamo al prossimo evento. I vincitori del torneo di Halo Reach qui al Modena Play 2011. Video Games Party, il divertimento continua.